Ehi, cosa ci fate nel mio frigo? Vabbè, a parte le cazzate, oggi tratterò un argomento che mi è venuto a caso mentre mi cucino il pranzo. Mi faccio la pasta con lo speck e le zucchine, anche se mi sembrano un po' andate a male, adesso lo scopriremo. Venite con me, ragazzi! Benvenuti in cucina con Mary. Allora, mi è venuto in mente questo argomento. Il tema, ovviamente, poi andrò un attimino più nello specifico, però gira intorno alla solitudine. E voi adesso penserete, minchia, ma sempre sti temi un po' tristi, un po' cupi. Sì, perché di noi disagiati e sfigati non ne parla mai nessuno. Mi sono rotta le palle di sentire gente felice che parla di cose felici. E mi è venuto in mente questo tema proprio in concomitanza con l'inizio dell'estate, perché per chi ha pochi amici o non ha proprio amici, l'estate è un incubo, cioè possiamo dirlo. Per me infatti è sempre stato un inferno, cioè quando iniziava l'estate io mi ricordo finiva la scuola, piangevo sempre. Ho visto che ci sono diversi ragazzi barra ragazze che soffrono sta cosa, perché l'estate alla fine, diciamocelo, è bella se hai persone con cui uscire, cose da fare. Nel momento in cui sei solo come un cane, l'estate è un po' una merda. Te la passi chiusa in casa e a guardare le storie degli altri che fanno cose fighe, mentre tu sei in camera tipo così. Per chi è solo non è facile. Ammetto che a me negli ultimi anni la cosa è iniziata a pesare meno, anche per il fatto che ho trovato comunque delle persone con cui uscire ogni tanto. Se ogni tanto voglio uscire, le persone ce le ho. Se voglio andare in vacanza, le persone con cui andarci ce le ho. Quindi diciamo che l'estate mi pesa molto meno. Ma secondo me questo pesare meno è anche dovuto dal fatto che ho iniziato ad accettare il fatto che il fatto di uscire poco e non avere amici non è per forza una cosa negativa. Nel senso che spesso diventa un problema perché noi ci mettiamo in relazione agli altri, ma non perché è effettivamente un problema. Vi faccio un esempio. A me mi pesava molto il fatto che non uscissi il sabato sera, quando tutti gli altri magari andavano in discoteca, andavano a, cazzo ne so, a far festa, uscivano in generale, si vedevano con gli amici. E a me pesava sta cosa perché il sabato sera, cioè io non ho mai avuto sta roba del sabato sera si esce. Esco quando c'ho voglia di uscire, che cazzo me ne frega che sabato, scusa. Però appunto ad una certa mi sono resa conto che a me il fatto di non uscire il sabato sera o il venerdì sera era una cosa che pesava, che vedevo gli altri che uscivano e dicevo, ah, è normale uscire il sabato sera, cioè non è normale non uscire il sabato sera. E con gli anni ho capito che in realtà a me non pesa non uscire il sabato sera, cioè anzi io preferisco uscire magari in settimana che c'è meno macello in giro. Devo andare, ma che ne so, a fare qualsiasi cosa, anche solo al cinema, nel macello più totale, solo perché è sabato e tutti lo fanno, quando potrei farlo benissimo lunedì, martedì o mercoledì, cioè. E spesso per chi è introverso e solitario è un peso, ok, che in realtà è inesistente per noi. Nel senso che spesso a molti di noi che siamo da soli così ci piace stare da soli. Ma le persone che sono abituate ad uscire sempre, ad avere il mega gruppo di amici, a fare, strafare, questa cosa secondo me pare strana, ok? Perché magari non è una critica, però molte persone non riescono a stare da sole perché o perché si annoiano o perché stanno anche male, cioè nel senso non è una critica, una roba negativa, però effettivamente ci sono persone che magari da sole iniziano a pensare troppo e impazziscono. Non tutti riescono a stare da soli, diciamocelo. Però in generale a me non dispiace stare da sola. E l'ho iniziata a capire abbastanza tardi, ma l'ho iniziata a capire dal momento in cui mi sono fatta la domanda: ma io voglio uscire o esco perché voglio uscire? Cioè perché ne sento il bisogno, perché mi piace, perché lo voglio, o perché lo fanno tutti? O perché se non lo faccio mi sento, mi fanno sembrare una sfigata? E ho scoperto che effettivamente il fatto di fare molto spesso era legato al devo farlo, non al voglio farlo. Devo uscire, non voglio uscire. A me, raga, una certa sta cosa mi ha rotto i coglioni, cioè fare cose che magari non mi piacevano, uscire quando non avevo voglia, perché, ah no, se tutti escono e io sono l'unica che rimane a casa, magari a vedermi una serie, sono una sfigata. Ma raga, ma che cazzo, cioè nel senso, io ci sono state volte, ve lo giuro, adesso non è per fare il fenomeno, ma che mi sono divertita di più stando da sola a casa rispetto a volte in cui uscivo, magari eravamo in tanti anche, ma dove mi rompevo effettivamente i coglioni. Ma non perché cioè la gente mi annoia o le persone con cui esco mi annoiano, semplicemente ci sono contesti che non mi piacciono. Magari semplicemente quella volta avevo voglia di starmene a casa, ma ho detto di sì per questa questione del se non esco sono una cogliona, bisogna uscire sabato. Quindi mi è capitato molto più spesso di rompermi i coglioni di essere fuori
mentre stavo facendo, stavo avendo una vita sociale come la gente normale, rispetto a quando magari ero a casa. Quindi niente, la prima cosa che consiglio in questi casi in cui vi sentite a disagio perché magari uscite poco così, è chiedervi se effettivamente quello è un problema per voi o è un problema che avete, perché lo fanno tutti e piace a tutti, che poi anche lì vai a capire se piace a tutti, tranne a voi. Altro tema interessante è il fattore del essere soli, sentirsi soli. L'essere da soli, raga, non so perché, è spesso associato a una cosa, cioè come se fosse... è spesso associato alla tristezza, nel senso, oh, poverino, quello è da... poverino, quello è da solo a casa, poverino, quello sta da solo. Ma magari, porca troia, sta meglio di voi che siete in 52. Scusate. No, veramente, mi fa incazzare sta cosa. Perché si è dato per scontato che chi è in compagnia sta bene. Ma perché? Ma secondo che logica? Cioè, oddio, socializzare è importante, avere degli amici sicuramente è bello. Fa bene, cioè, nel senso, penso sia... non so se è scientificamente provato. Noi, cioè, siamo degli esseri... cioè, come cazzo lo dico? Gli esseri umani sono animali sociali, penso che... cioè, che io sappia. Quindi, di base, chi più, chi meno, ovviamente, tutti abbiamo bisogno di... relazioni umane, affetto, che sia da parte della famiglia, che sia da parte del fidanzato, che sia da parte degli amici, questo non è importante. Però non è detto che chi ha 36 amici sta meglio di uno che magari ha un amico che vede una volta all'anno, o magari non ha nessuno, esce magari soltanto con la famiglia. E quindi è sbagliato, secondo me, dare per scontato che chi è in quei gruppi da 80 persone e esce a far serata tutti i fine settimana, eccetera, stia meglio rispetto a quest'altra persona. Non lo dico perché sono una sfigata che sta sempre in casa, lo giuro, però diamo per scontato sempre questo fatto del ah, tu sei circondato da più persone, sei felice, X è da solo la maggior parte del tempo, quindi sicuramente sta male. No, comunque metto le zucchine a cuocere. Un'altra cosa che a me personalmente un po' mi ha fatto cioè mi fa girare i coglioni in generale, la gente che ti fa pesare il magari il fatto di non uscire è una cosa, o di avere pochi amici anche. È una cosa che non ho mai capito, cioè, ma... porco Dio, è uscito l'esito dell'esame, raga. Scusate, un momento di silenzio. Bocciata. Prima volta che mi bocciano, raga, non so se piangere o essere felice. Ma che cazzo me ne frega. Niente, raga, rieccomi. Non sono neanche sconvolta perché già l'avevo detto a mezzo mondo che non l'avevo passato. Non mi ricordo neanche dove eravamo rimasti. Ah sì, forse stavamo parlando della differenza tra essere soli e sentirsi soli. La differenza sta nel fatto che essere soli può essere piacevole. Molti danno per scontato che non lo sia. In realtà da soli si possono fare un sacco di cose. Si possono fare anche le cose che generalmente si fanno in compagnia, che sia andare a mangiare fuori, che sia farsi un giro, andarsi a prendere un gelato, andare a fare shopping, qualsiasi cosa. Ma anche nel contesto di stare in casa, da soli si possono fare una marea di cose. Il fatto di fare da soli le cose può essere anche un elemento positivo, perché decidi tu come, quando, perché, dove. Cioè decidi tutto te, perché sei tu con te stesso. E in più il passare il tempo da soli può anche aiutare a conoscersi meglio. E poi appunto c'è il sentirsi soli, e quella è una cosa veramente tremenda. C'è una sensazione di... non so come spiegarlo, come di vuoto. E generalmente secondo me è un elemento che viene fuori nei momenti peggiori. Quindi magari... è un periodo di merda o è un momento di merda, prendi il telefono e dici ok, io non ho nessuno da chiamare. O magari te ne rendi conto anche quando magari sono ore che sei occupata a fare qualcosa, guarda il telefono, nessuno che ti si incula, nessuno che ti scrive. E ti assale un po' quella cosa del io sono completamente solo, barra sola. Perché spesso magari noi abbiamo delle persone, poche, su cui facciamo affidamento al 100%. O che sono comunque le persone... che noi vediamo come uniche magari per uscire, per parlare. Dal momento in cui queste persone al di fuori di voi hanno un'altra vita, che siano altri amici, che sia il fidanzato, che sia la fidanzata, hobby loro, noi ci sentiamo persi, perché comunque noi ci rendiamo conto che noi dipendiamo, tra virgolette, da queste persone, ma loro no. Cioè loro oltre a noi hanno altro, e quindi in quel momento... vi assale questa crisi esistenziale dove dite cazzo amico, sono veramente solo. Queste cose nel momento in cui sono cose che appaiono solamente quando stiamo male, cioè quando una cosa è presente solo quando stiamo male, nelle fasi in cui magari siamo giù, mi piace pensare che è
una cazzata, perché il cervello in quel momento ti fa vedere tutto negativo, tutto di merda, fa tutto schifo nella vostra vita. Quindi si inventa problemi, si inventa cazzate, e secondo me bisogna tener conto dei momenti tranquilli, non dico per forza dei momenti belli, magnifici, però tener conto della media nella nostra vita, senza prendere in considerazione né solo gli alti né solo i bassi, né solo i bassi. E di conseguenza queste fasi di sentirsi soli sono solamente fasi, se ci rendiamo conto, perché dopo magari aver superato questa fase, quella sensazione non ce l'abbiamo più, sentiamo di avere persone e non ci sentiamo più soli. Tutto questo discorso non è per spingere la gente ad isolarsi, ad essere da soli, perché è sbagliato anche quello, è importante uscire, sforzarsi a volte di uscire, soprattutto se non lo facciamo per altri motivi, cioè non perché in quel momento vogliamo essere soli, stare da soli, stare con noi stessi, ma a volte succede che magari non usciamo per questioni di ansia, per questioni di disagio, per questioni di autostima. Può succedere che a volte il nostro isolarci non sia dovuto da una nostra volontà, ma siamo limitati dalla nostra testa o da altre limitazioni sempre nostre. Quindi bisogna fare attenzione a distinguere bene le cose. Non per forza avere il mega gruppo o i best friends, la best friends con cui vedersi dalla mattina alla sera, ma appunto relazionarsi con gli altri, perché è importante fare conoscenze, è importante sentire pareri di persone al di fuori di noi, perché stare sempre con noi stessi, rimaniamo sempre con le nostre idee, non abbiamo visioni alternative. L'importante, ragazzi, è che le cose nella vita le facciate per voi e non per gli altri. Siate egoisti. Smettete di fare le cose perché gli altri le fanno, perché se no l'amico X ti piglia per il culo perché non esci. Fanculo, amico X, fanculo. E non fate neanche le cose per fare vedere agli altri. Ho avuto anche il periodo del uscire e fare foto per far vedere, cioè fare storie, per far vedere alla gente che uscivo, che avevo una vita sociale, che era una strafica, e poi magari dietro quella foto c'ero io che mi stavo sfracassando i coglioni perché in quella situazione non ci volevo stare. Però bro, ho fatto la foto, la gente pensa che esco di casa, sono una figa. No, si sono una cogliona. Eccoci qua, pasta pronta, ma ve la faccio vedere. Guardate quanto è colorata, sembrano 2 kg di roba. Ragazzi, nel prossimo video compileremo insieme la rinuncia agli studi. Mi raccomando, non mancate. Orca puttana.